L'ANSA si occupa di intelligenza artificiale dal 2018. Abbiamo sempre seguito sia, diciamo, creando momenti come questo, sia introducendo la tecnologia nella nostra azienda. E abbiamo scelto di venire in campagna e partire con questo viaggio che poi toccherà altre città in Italia. E ci fa piacere partire dalla Campania perché la Campania è una delle regioni che proprio sul tema dell'innovazione e della digitalizzazione sta facendo gli sforzi e sta ottenendo dei risultati significativi, quindi siamo molto contenti di partire da Napoli. Oggi lo sviluppo economico è legato alla economia della conoscenza, quindi ai talenti, alla collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo delle imprese e anche al ruolo proattivo degli enti pubblici, dello Stato, delle regioni. Qua ormai abbiamo tantissime accademie che si rinnovano da tanto tempo, complessivamente gli studenti sono più di 3.000 quelli che sono usciti dalla formazione. La Campania, Napoli, sta rivelando sempre di più un posto attrattivo che attrae talenti. Adesso la scommessa è trattenere questi talenti anche per compensare quello che viene definito l'inverno demografico, cioè abbiamo bisogno di ragazzi intelligenti, abbiamo bisogno di ragazzi creativi, di ragazzi con competenze, meglio ancora quelli che si formano da noi, che sono quindi già integrati perfettamente nel nostro modo di vivere e di lavorare. Oggi siamo felici di essere ancora una volta qui a San Giovanni, nella sede della Apple Academy, per parlare di intelligenza artificiale, che devo dire ci accompagna questa grande sfida già da diversi mesi. Abbiamo fatto un gran lavoro anche nella nostra RIS, abbiamo un position paper dove proprio le tecnologie abilitanti, dall'intelligenza artificiale alle quantum, alla robotica, insomma, sono proprio i pilastri per le nuove sfide dell'innovazione. E anche come Regione Campania abbiamo iniziato ad avere dei progetti importanti che supportano proprio la pubblica amministrazione nell'essere più efficiente e più vicini ai cittadini grazie all'intelligenza artificiale. Oggi qui però abbiamo il piacere di presentare anche tante start-up che dallo spazio all'agritech, ancora una volta alle scienze della vita, all'automazione industriale, vogliono dimostrare come si può sviluppare innovazione. Ci sono già prodotti e servizi ready to use e in diversi ambiti, appunto, questa intelligenza artificiale accelera i processi di innovazione a livello regionale.